Era il 29 agosto di un anno fa, era una domenica ed era in corso uno sbarco al porto delle Grazie, quando si udirono sirene e addirittura si vede passare l'elisoccorso. Arrivò subito la notizia che c'era stato un grave incidente stradale all'ingresso di Riace Marina sulla strada statale 106. E così arrivò la terribile notizia che in questo incidente erano stati coinvolti Giusy Brozzese, dipendente comunale di Roccella Ionica, il marito Silvestro, e Alfredo Fragomeli, il comandante della polizia municipale. Tutte e tre purtroppo hanno perso la vita, Alfredo Fragomeli, dopo 2 mesi di agonia. Oggi è il giorno del ricordo, a distanza di un anno, di quel terribile incidente che lasciò scioccata un'intera comunità e chi aveva conosciuto Giusy, Alfredo e Silvestro. Oggi, per ricordare con una preghiera, è stata celebrata una messa alle 9:30 dentro la sala del Consiglio Comunale di Roccella Ionica, officiata da Padre Francesco Carlino. E intanto sui social, per ricordare Alfredo, Giusy e Silvestro, si sono mobilitati in tanti, migliaia di foto e di pensieri di ricordo, un modo per tenere vivo il ricordo di queste tre straordinarie persone e la certezza che non saranno mai dimenticate.